Economicismo e federalismo. Prima di procedere, vorrei dire come inciso che Europa vuole dire dallo sguardo ampio. È una parola che naturalmente deriva dal greco e significa appunto dallo sguardo ampio. Evropi era una ragazza, ma non una di quelle per le quali si può dire è simpatica e ha dei begli occhi. Probabilmente aveva anche altri numeri dal momento che Giove decise di rapirla. Oggi, quando ci si avvicina all'Europa, si ha l'impressione effettivamente che le sue vedute siano diventate troppo ampie. Si ha l'impressione che gli occhi, i begli occhi dell'Europa siano strabici. E questo metaforicamente sta ad indicare che anche coloro, diciamo, che affrontano il problema delle contraddizioni insite nella costruzione europea, le affrontano in due modi, o meglio, secondo due prospettive totalmente diverse, un po' di strabismo, insomma, come quello della bella Europa. Allora, esistono due prospettive, due filosofie nell'affrontare la costruzione europea. Una che potremmo chiamare economicista, che semplicemente nega il concetto che l'introduzione di una nuova moneta rendesse necessario anche di creare un nuovo Stato. Cioè, in sostanza, i popoli europei avrebbero messo in comune soltanto una moneta ed il mercato avrebbe risolto tutti i possibili problemi di convivenza all'interno di questa unione, all'interno di questa unione monetaria europea. E invece l'altra prospettiva è quella dei federalisti europei che affermano al contrario, o meglio, hanno affermato fin da subito che il mercato avrebbe creato dei problemi, ma che questo sarebbe stato un elemento positivo perché avrebbe poi costretto i cittadini europei a far nascere un nuovo stato sovranazionale, visto a priori come elemento positivo. E cioè, questa posizione è quella che può essere sinteticamente definita come più Europa. È la posizione federalista in base alla quale le crisi ci avrebbero spinto a ricercare una unione più solida di quella rappresentata dalla sola moneta, un'unione più solida tra i paesi costituenti appunto l'unione monetaria dell'euro. Entrambe le visioni, entrambe le prospettive hanno fallito e con loro purtroppo l'impostazione che ancora oggi ha il progetto europeo. Parliamo adesso dell'economicismo. È la posizione di chi nega la necessità di costruire uno Stato che affianchi l'introduzione di una nuova moneta. Questa è una soluzione contraddistinta da una fiducia cieca nella capacità riequilibratrice dei mercati finanziari privati e quindi è una soluzione che si basa sulla certezza che all'interno dell'UEM non sarebbero in pratica mai sorti problemi tra paesi creditori e debitori.
Anzi, che di debito estero fra paesi europei non si sarebbe più sentito parlare. In pratica, con la moneta unica, esportare un sommergibile, diciamo così, dalla Germania alla Grecia sarebbe diventato come esportare un camembert dalla Normandia alla Provenza. Nessuno si preoccupa del surplus della Normandia con la Provenza o di quello della Lombardia con la Campania. Nessuno di noi sente mai parlare del surplus della Lombardia con la Campania. In pratica, questo è un ragionamento un po' fallace. La prova è che altrimenti non capiterebbe così spesso di litigare per via dei soldi in famiglia, cioè anche all'interno delle famiglie ci sono dei problemi sulla ripartizione della ricchezza e sulla solidarietà tra i membri delle famiglie. Non sarebbe nata in Italia la Lega Nord se non ci fossero problemi nel trasferire il denaro dalla Lombardia alla Campania. Quindi, prima o poi, qualcuno che si preoccupa all'interno di una unione monetaria, prima o poi si trova. E viceversa, i vincolisti sostenevano che i mercati finanziari avrebbero finanziato tutti i debitori solvibili e il saldo tra risparmi e investimenti non sarà più vincolato a livello nazionale, cioè le singole nazioni avrebbero trovato negli investimenti esteri la possibilità, cioè nel finanziamento estero, la possibilità di avere quel denaro che avrebbe consentito investimenti ingenti al di là delle possibilità offerte dal risparmio nazionale. Ma cerchiamo di seguire bene il ragionamento. Cioè il surplus, ad esempio, della Lombardia con la Campania e quindi il debito della Campania verso la Lombardia, diciamo che ci preoccupa relativamente, per questo ne sentiamo parlare abbastanza poco, e questo perché all'interno della collettività nazionale italiana è in vigore un meccanismo di solidarietà in virtù del quale le regioni del nord, attraverso la fiscalità generale, rifinanziano quelle del sud. Quindi si tratta di un meccanismo di trasferimenti che probabilmente politicamente è contestabile, anzi è contestato al nord e infatti esiste la Lega Nord. Però è un meccanismo che è ancora in piedi e probabilmente c'è una ragione, probabilmente alla fine il Nord stesso non ci ha soltanto rimesso. Ma diciamo, al di là senza entrare in questa specifica valutazione, diciamo che il ragionamento degli economicisti parte da un presupposto che non considera affatto la possibilità di trasferimenti interni ad un'unione monetaria. Non considera affatto l'esistenza di una solidarietà intraeuropea. La linea di attacco degli economicisti è del tutto diversa. In pratica, la loro filosofia è che non ci sarebbe mai stato bisogno per i governi del Nord Europa di rifinanziare il debito dei paesi del Sud Europa mediante trasferimenti. Ci avrebbero pensato i mercati, prestando solo a chi fosse stato in grado di generare un reddito sufficiente a ripagare il debito, i cosiddetti
debitori solvibili. E quindi gli economicisti ritenevano che non sarebbe stato necessario costituire uno Stato europeo al di sopra della moneta per gestire a livello politico i trasferimenti, perlomeno nell'immediato, perché il mercato, che non può sbagliare, avrebbe pensato da solo a trasferire i fondi all'interno della nuova area finanziariamente integrata, senza bisogno di costruire un bilancio federale e affidando poi ai bilanci pubblici nazionali il compito di rispondere a eventuali crisi, a eventuali shock nazionali e regionali attraverso gli specifici meccanismi della politica, del welfare e di altre istituzioni nazionali. Però naturalmente le cose non sono andate così, il denaro è circolato liberamente e siamo andati nei guai, molti paesi sono andati nei guai proprio per colpa degli errori dei mercati finanziari privati, che hanno accumulato proprio debiti esteri insostenibili all'interno dell'Eurozona. E quindi qual è il punto? Perché mai la signora Merkel sarebbe, ad esempio, così preoccupata per l'austerità spagnola, tanto per fare un esempio, se il problema fosse davvero il debito pubblico spagnolo, cioè il debito del governo spagnolo verso gli spagnoli? E il fatto vero è che i privati spagnoli devono restituire un bel po' di soldi alle banche private tedesche, e così i privati greci, e così i privati italiani. E quindi la Merkel, come è giusto che sia, non si preoccupa non si preoccupa tanto per gli spagnoli o per i greci o per gli italiani, si preoccupa per i tedeschi e teme che gli spagnoli, i greci e i tedeschi non siano in grado di pagare gli errori, guarda un po', commessi dalle banche tedesche. Questo è il cuore sempre del problema che abbiamo detto tante volte. Ma poi ci abbiamo pensato tutti quanti a rimediare, naturalmente anche l'Italia, con la cinquantina di miliardi di denaro pubblico che sono stati conferiti dai vari governi ai vari fondi salva stati, che in effetti dovremmo chiamare fondi salva banche private del Nord. Ho ancora un'annotazione marginale, forse, è che gli economicisti non ci spiegano nella loro filosofia, non spiegavano nella loro filosofia come, imponendo poi all'interno dell'Unione Europea vincoli fiscali, quali il famoso tetto del 3% al rapporto fra il deficit pubblico e il PIL, che ora poi è stato portato a zero dalla legge sul pareggio di bilancio, in che modo, appunto, imponendo questi vincoli, i bilanci nazionali potessero poi andare a compensare quegli shock che avessero colpito i singoli paesi in assenza di una solidarietà, intraeuropea. Vediamo adesso l'altro approccio, l'altra prospettiva di risoluzione delle contraddizioni europee che è rappresentata dal federalismo. Ma bisogna fare però una premessa, cioè: per federalismo in Italia si intende che se paghi le tasse nel nord desideri che il gettito venga speso per finanziare i servizi pubblici del nord. In Europa si intende invece
qualcosa che è diametralmente opposta, cioè per federalismo si intende la creazione di un'autorità sovranazionale, federale, dotata di un proprio bilancio pubblico e in grado di effettuare in modo automatico trasferimenti compensativi. Dunque, in Italia con federalismo si intende qualcosa che è il contrario della solidarietà e in Europa si intende invece un certo tipo di solidarietà come potrebbe essere anche in quella federazione di stati che sono gli Stati Uniti, dove esistono appunto, dove esiste un'autorità federale dotata di un bilancio che effettua in modo automatico i trasferimenti compensativi. Ecco, allora, la solidarietà è, come dicono, i federalisti, è una prospettiva che può essere conseguita attraverso un processo di federazione. Ora, la solidarietà è certamente una bella cosa, è certamente una soluzione, è una cosa auspicabile come la pace universale, il primo amore, la vittoria della nazionale di calcio e così via. Ma è sostenibile? È proponibile? È veramente difficile trovare qualcuno che è lieto di pagare per persone che non conosce, che appartengono a comunità lontane, su cui non ha alcun controllo e che quindi tende fatalmente a vedere come comunità di parassiti, in un'Europa nella quale all'interno della stessa Germania i bavaresi si sono stufati di pagare per i sassoni, in un'Europa nella quale gli italiani del nord spesso si lamentano di destinare troppe ricchezze al sud del paese. Però ecco che c'è il rimedio, basta utilizzare le crisi economiche, usare la violenza delle crisi economiche come strumento di persuasione. E gli stessi federalisti come Altiero Spinelli, un po' di meno, Mario Albertini, un po' di più, erano convinti, come lo sono oggi i loro eredi spirituali, che una vera, un vero avanzamento sulla strada del progetto federale richiedesse l'emergere di crisi specifiche dei poteri nazionali, cioè di problemi che non avrebbero, che fossero stati percepiti come risolvibili solo nell'ambito di un quadro sovranazionale. E quindi l'emergere di queste crisi avrebbe costituito l'opportunità per l'avanzamento di un processo di unificazione. E quindi una crisi economica avrebbe potuto permettere degli avanzamenti ulteriori dell'integrazione economica ed è questa posizione un rovesciamento di prospettiva rispetto all'economicismo. Cioè per gli economicisti lo Stato non serve, basta il mercato, ma per i federalisti lo Stato serve come, anzi serve un super Stato europeo e la sua mancanza genera crisi perché una moneta unica senza super Stato non è sostenibile. E i motivi sono chiari, il cambio fisso determina squilibri di competitività, il sud incomincia a importare troppo dal nord, indebitandosi proprio col nord, e in mancanza di un'autorità politicamente sovraordinata che possa gestire il rifinanziamento del debito del sud, che
come fa lo Stato italiano, ad esempio trasferendo fondi dal nord al sud, la crisi è inevitabile. E qui però c'è il rimedio, la violenza di queste crisi è cosa buona e giusta perché permette alle classi dirigenti, agli ottimati di condurre il popolo, cioè il gregge, col bastone del mercato verso lo Stato promesso. E diciamo, basta ricordare Prodi, che in una famosa intervista al Financial Times del 2001 manifestava una piena consapevolezza del fatto che con l'euro si sarebbero determinate delle crisi, dicendo che appunto era sicuro che l'euro ci avrebbe obbligato a introdurre un nuovo insieme di strumenti di politica economica, così li chiamava Prodi, che sarebbe stato impossibile proporli a quel momento, cioè nel 2001, e aggiungeva che ci sarebbe sicuramente stata una crisi e questi nuovi strumenti sarebbero stati certamente introdotti. Cioè Prodi sapeva e diceva un giorno ci sarà una crisi. E naturalmente questo Prodi di annata, un Prodi del 2001, non somiglia molto a quello che poi il Prodi d'annata del 2001 si esprimeva, come ho detto, sul Financial Times e viceversa nel 2011 si esprimeva sul Messaggero dicendo che l'euro ci aveva protetto, quindi è un euro che secondo Prodi atterra e suscita, affanna e consola in sostanza. Ma diciamo che la crisi originatasi nel 2008 con la crisi di Lehman Brothers giunge al termine di un periodo di 30 anni in pratica, in cui per vari motivi e in vari modi la posizione delle classi subalterne è stata progressivamente, si è progressivamente indebolita. Rimane il fatto che il legame tra l'adozione di una moneta senza Stato e la crisi economica era perfettamente chiaro ai padri nobili, come ho detto, perché il processo di compressione del lavoro delle classi subalterne è un processo che progressivamente, magari con qualche periodo di quiete, prosegue da una trentina d'anni, dall'adozione dello SME, poi dello SME credibile, poi dell'euro e così via. Quindi il legame tra l'adozione di una moneta senza Stato e la crisi economica era perfettamente chiaro ai padri nobili, al punto che, come diceva il Prodi d'annata del 2001, veniva teorizzato come instrumentum regni, cioè come strumento per costruirlo, per costruire che cosa? Lo Stato federale mancante, mancante per l'ottimo motivo che nessuno dei suoi potenziali cittadini, tranne le classi dirigenti, tranne un pugno di ottimati, lo desiderava. In questo senso il pensiero, se possiamo chiamarlo pensiero, il pensiero federalista è l'apoteosi del vincolismo. Quale vincolo esterno maggiore della violenza di una crisi economica? Certo, riferendosi a questa filosofia federalista, si può parlare di paternalismo. È evidente, c'è un'elite che si è presa il compito di definire gli obiettivi della collettività senza lasciare che quest'ultima si esprimesse nell'ambito di un formale processo democratico. Si può parlare di paternalismo e di autoritarismo in sostanza. Per raggiungere l'obiettivo si ricorre alla violenza, seppure
di tipo economico e non fisico. Qual è la validità dell'obiettivo che i federalisti si proponevano? È veramente opportuno procedere verso gli Stati Uniti d'Europa? Questo progetto ha un senso, un qualsiasi senso economico, storico, politico? Beh, sicuramente ne parleremo. Adesso possiamo limitarci a dire che il suo fallimento è già nei fatti, e cioè la persistenza della crisi, anziché indurre, le popolazioni a chiedere più Europa, come era nelle intenzioni dei federalisti, sta creando evidenti tensioni proprio internazionali in seno alla nostra comunità di stati europei e sta destando risentimenti sopiti da tempo, tali da pregiudicare probabilmente per sempre ulteriori avanzamenti in quel cammino comune lungo il quale, tutto sommato, dopo la Seconda Guerra Mondiale e prima dell'adozione dell'euro, eravamo riusciti a fare molta strada con un bilancio che, tutto sommato, resta positivo. Quindi, in definitiva, il fallimento economico del progetto vincolista, cioè del progetto di legare più stati in una unione monetaria, è nei fatti, e lo si potrebbe anche, volendo, far passare come un dato contingente. Era una buona idea, ma è andata male, c'è stata la crisi in America, c'è stata la congiuntura internazionale, c'è stata una grande moria di pesci, e quindi l'idea era buona, ma la situazione è stata compromessa da fattori esogeni. Il problema è che la crisi e doveva arrivare, doveva necessariamente arrivare, in quanto ha origine nell'accumulazione di ingenti debiti privati esteri intra-eurozona, e quindi la crisi dell'eurozona, e questo ormai è un dato assodato, è una gigantesca crisi di bilancia dei pagamenti fra i suoi paesi membri. E allora dobbiamo chiederci, ma insomma, i fautori dell'Unione Europea vogliono il mercato o non vogliono il mercato? Mercato sì o mercato no? Abbiamo ricordato che la fiducia nel fatto che l'adozione di una moneta unica in paesi diversi non avrebbe comportato rischi si basava proprio sull'idea, per cui l'introduzione dell'euro avrebbe abolito la possibilità di crisi di bilancia dei pagamenti intraeuropee, come ad esempio quelle che avevano portato alla riforma dello SME nel 92-93. È questa la visione cosiddetta economicista. Non ci sarebbe stata alcuna crisi perché i mercati avrebbero finanziato solo chi se lo meritava. Forse questa idea è proprio sbagliata. Basta porsi una domanda: ma come mai un progetto fondato su una fiducia assoluta nei mercati finanziari si è posto poi come priorità quella di abolirne uno?
soltanto uno, il mercato dei cambi, mentre tutti gli altri venivano deregolamentati. Cioè, se si crede nel mercato, e cioè nella capacità del sistema dei prezzi, incluso quello delle valute, di allocare correttamente le risorse, allora perché si considera negativo che proprio il valore di un sistema, il sistema paese, sia segnalato ai mercati dalla variazione del prezzo della sua valuta? Se i mercati non si sbagliano, non si sbaglieranno nemmeno quando decideranno, ad esempio, il cambio Marco Lira. E quando i mercati avevano questa possibilità, cioè la lira si muoveva liberamente sui mercati, sul mercato valutario, non stavamo peggio. Se si crede, secondo la prospettiva economicista, che i mercati sappiano allocare così bene i risparmi, inviandoli sempre e comunque a chi sa farli fruttare, non si può credere che gli stessi mercati siano incapaci di prezzare correttamente una valuta. E quindi c'è un'evidente contraddizione nella posizione economicista. Quando si sosteneva che i mercati avrebbero prestato soltanto a debitori sani, implicitamente si riteneva che il costo del denaro avrebbe fornito di per sé un segnale sufficiente a mettere in allerta i creditori. Quindi i creditori avrebbero potuto prezzare correttamente il rischio, ma questo non è stato vero. Se fosse stato vero, invece di prestare alla Grecia per 7 anni a tassi tedeschi, diciamo così, i mercati avrebbero dovuto intuire che un paese che fino dal 2000 prendeva in prestito all'estero ogni anno somme superiori al 5% del proprio PIL, ogni anno, rischiava di essere insolvente. Quando normalmente negli affari internazionali l'allarme scatta quando un paese va al di là del 4%, la Grecia è arrivata a cifre molto maggiori del 5% e per molti anni consecutivamente. Allora il tasso di interesse invece di aumentare di 10 punti, cioè di 1000 punti base in un anno, come poi è accaduto nel 2011, sarebbe dovuto aumentare gradatamente, perché la situazione di progressivo stress finanziario del paese era leggibile nei fondamentali, ma invece no, invece questo non è successo. E perché? Perché l'abolizione del mercato del cambio aveva drogato il mercato del credito, la famosa credibilità. La cosiddetta credibilità, che è una gigantesca distorsione del mercato. La Grecia era diventata credibile semplicemente perché era entrata nell'euro, cioè perché si sapeva che non avrebbe potuto restituire dracme e quindi dracme svalutate. Avrebbe comunque dovuto restituire i suoi debiti in euro sonanti. Purtroppo però dal fatto che avrebbe dovuto non seguiva che avrebbe potuto. E quindi la cosiddetta presunta credibilità distorceva qualsiasi valutazione, assicurando il famoso presunto dividendo dell'euro, ossia la possibilità per la Grecia di indebitarsi a tassi tedeschi, cioè a tassi che non riflettevano il reale merito di credito del paese. Quindi coloro che tanto difendono l'euro si esaltano per questa questione dei guadagni di credibilità, per questa questione dei dividendi dell'euro. E allora la domanda è spontanea, ma inibire i segnali del mercato, ad esempio, proprio l'aumento dei tassi in situazioni rischiose è cosa positiva? E quindi alla fine
i sostenitori della costruzione europea e della moneta unica nel mercato ci credono o non ci credono?